il maestro Oliviero Toscani. Buonasera e benvenuto. Perché lei tempo fa ha espresso giudizi non propriamente benevoli, anche dal punto di vista antropologico se vuole, circa no, la coalizione di governo ed in particolare Fratelli d'Italia e più nella specie Giorgia Meloni. Sono anni da quando l'ho vista la prima volta che non la sopporto, già fisicamente mi dà fastidio. C'è un'estetica e un'etica lì che sono esattamente per coincidono. Non mi piacciono le sue manine grasse. Adesso non vorrei fare delle critiche, poi sono critiche, capisce, che non sono più ammesse, non si può più dire. Ma esiste un rapporto di etica e di estetica. E certo. Lei è esatto l'immagine perfetta di questo rapporto. Molto bene. E qui non coincidono, dice lei. Così no? Come c'era Salvini, che sembra l'uomo di Neanderthal. Anche il pensiero è da uomo primitivo, capito? Sì, e quindi questi tratti, diciamo, fisici rinviano inevitabilmente sì, alla il mio forma. Mestiere è questo. Io faccio il fotografo, quindi ho bisogno di forme, no? Analizzo le forme, l'estetica, la superficie, la faccia. La pelle, siamo esattamente quello che siamo dentro, esprime il nostro interiore. E rispetto ai provvedimenti che diciamo, come sono dal punto di vista del racconto estetico? Ma questo è un paese estetico. Di democristiani, questo è un paese, dico questo PD qui, cos'è? La democrazia cristiana, no? Sì. No, è molto interessante. Quindi siamo tutti democristiani, anche Fratelli d'Italia. Sì, c'è niente da fare, come siamo tutti figli di mamma qui. Certo. Ma anche Fratelli d'Italia, qualcuno che pure figlio di buona donna. Se anche Fratelli d'Italia lo vogliamo censire, no? Tra le formazioni. I Fratelli d'Italia sono fratelli perché hanno una mamma. Ah, ecco, perché hanno una mamma, semplicemente sì. Per questo. E però hanno fatto due o tre cose. Detto che sono fratelli, perché sennò non saprebbero. Non saprei, però hanno fatto due o tre cose, insomma, piuttosto feroci. L'ultima, sto reddito di cittadinanza. Come guarda Oliviero Toscani allo Stato accudente che si prende cura dei ceti più fragili? Ma trovo giustissimo che ci sia, solo che questo è un paese di corrotti, corruttori e corruttibili come nessun altro paese del mondo. Noi siamo il paese più corrotto, corruttore e corruttibile possibile. Non c'è niente più facile che corrompere un italiano. Cioè, questo è anche vero. Siamo quindi storicamente riconosciuti per questo. Per questo. Però ci quindi può essere. Non è possibile fare qualcosa che possa essere socialmente utile, perché la società, c'è una percentuale di società che subito corrompe ciò che si fa. Questo è il paese che purtroppo produce delle grandissime eccellenze come nessun altro paese, un po' come la nostra opera, come la nostra ricchezza artistica, però d'altra parte come nessun altro paese riusciamo a produrre ciò che non è di